rapporti tra politica e giustizia, il commento del direttore del TG1 Augusto Minzolini. Qualche giorno fa il procuratore di Palermo Ingroia ha giudicato pericolosa la politica del governo sulla giustizia. Un'analisi sorprendente per un magistrato che si è dato un obiettivo ancora più improprio, quello, sono parole sue, di ribaltare il corso degli eventi. Un programma politico che Ingroia ha giustificato con la difesa della Costituzione. Solo che la Costituzione che vuole salvaguardare Ingroia, almeno su un punto sostanziale, non è quella originale. Nella Carta, infatti, insieme all'autonomia della magistratura, i padri costituenti, cioè i vari De Gasperi e Togliatti, inserirono l'istituto dell'immunità parlamentare. Non lo fecero perché erano dei malandrini, ma perché consideravano quella norma necessaria per evitare che il potere giudiziario arrivasse a condizionare il potere politico. Insomma, l'immunità parlamentare era uno dei fattori di garanzia per assicurare nella nostra Costituzione un equilibrio tra i poteri. Non fu di certo un'idea stravagante. Strumenti diversi, ma con le stesse finalità, sono previsti in Germania, Inghilterra, Spagna, e di un'immunità beneficiano anche i parlamentari di Strasburgo. D'Alema e Di Pietro ne hanno usufruito recentemente. Dal 1993, invece, l'immunità è stata cancellata dalla nostra Carta Costituzionale. Motivo? In quegli anni la classe politica e i partiti, per via di Tangentopoli, avevano perso la fiducia della gente e l'abolizione dell'immunità fu un modo per dimostrare che i costumi sarebbero cambiati. Questa operazione mediatica si trasformò però nei fatti in una sorta di atto di sottomissione alla magistratura. Da allora i gruppi parlamentari sono affollati di magistrati e ci sono partiti addirittura fondati da magistrati. Governi di destra e di sinistra sono caduti sull'onda delle inchieste della magistratura e il Parlamento non è riuscito a mettere in cantiere una riforma della giustizia. Ma a parte le conseguenze, l'abolizione dell'immunità parlamentare ha provocato un vulnus nella Costituzione. Si è rotto un equilibrio tra i poteri e non se n'è creato un altro. Ora c'è da auspicare che quel vulnus, al di là delle dispute nominali su immunità, lodi e riforma del sistema giudiziario, sia sanato. Non vai a fanculo.